Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Raffaele Clemente, responsabile dell'area tecnica portieri del Pordenone, e siamo qui con Massimiliano Sellan, allenatore dell'Under 17 dell'Udinese. È un piacere, ciao Raffaele. Ciao, ciao Federico. Ciao Ciao ragazzi. Massimiliano. Ok, oggi facciamo qualcosa di un po' particolare, non abbiamo mai fatto qui sul nostro canale, però raccontiamo in maniera nuova una realtà emergente nel Friuli, che è quella di Area Portieri 27, e la raccontiamo grazie ai protagonisti, nonché i fondatori di questa realtà, e insieme a loro capiamo un po' come si sta evolvendo e sia il ruolo dell'allenatore dei portieri che il portiere. Per cui cominciamo questa intervista doppia parlando diciamo, il portiere moderno. Secondo voi, quali sono le tre caratteristiche che deve avere il portiere moderno? Allora, sicuramente deve essere aggressivo, nel senso interpretare il ruolo in maniera, non in maniera passiva, quindi deve essere veramente il primo, dico io sempre, il primo attaccante, e deve essere spregiudicato, quindi di conseguenza, e come terzo direi che sia regolare, okay? Quindi che non abbia troppi alti e bassi chiaramente di rendimento. Allora, per quanto mi riguarda, a me piace che il portiere venga riconosciuto come un leader all'interno della squadra e in campo, ovviamente. Il portiere moderno, ovviamente, e da un certo punto, barra purtroppo, adesso deve essere bravissimo da un punto di vista della tecnica podalica. Perché insomma, si vedono portieri che ormai devono diventare difensori centrali e poi deve parare tanto. Partendo da queste tre caratteristiche, quindi secondo voi, com'è cambiato anche il ruolo dell'allenatore dei portieri? Beh, sicuramente ci si deve documentare di più, bisogna conoscere di più anche il gioco, proprio perché lo sviluppo del ruolo e del calcio stesso ha portato il portiere ad essere un giocatore integrante col gruppo squadra, non è più una parte estranea, è un corpo estraneo, quindi chiaramente anche l'allenatore dei portieri deve conoscere la tattica, deve conoscere tutti gli sviluppi di gioco, quindi sicuramente ci si deve documentare di più e conoscere di più il gioco. Allora, per quanto mi riguarda, se i portieri devono essere alti 1,90, lo dovrebbero essere anche gli allenatori portieri. Quindi tu perché cazzo continui a allenare? Ah no, scusa, ho detto una parolaccia. Detto questo, se il 75% degli interventi che fa un portiere in una partita li fa con la tecnica podalica, è normale che un po' il volume di lavoro per quanto riguarda anche l'espressione della tecnica podalica è cambiato e quindi insomma, si punta anche di più su quello rispetto a una volta dove insomma, si curava principalmente la tecnica del tuffo. Ecco, poi è cambiato da un punto di vista anche del ruolo e dell'importanza che ha all'interno di un team, perché comunque le palle inattive, anche queste hanno sempre molta più importanza e quindi deve essere molto più complice all'interno di uno staff con l'allenatore nella gestione delle situazioni insomma, difficili di gara. Hai citato appunto l'altezza, o meglio le caratteristiche antropometriche. Quanto questa cosa è fondamentale e eventualmente se si può in qualche maniera sopperire. Ormai è evidente che è diventato una delle componenti principali per poter poi emergere e per poter avere delle possibilità di carriera. Purtroppo io non sono Karim Abdul-Jabbar, non lo sono mai stato da portiere, però qualcosina ho fatto, quindi cerco di andare anche un po' contro questa, diciamo, questa cosa e ritengo che si possa e si debba guardare spesso anche poi proprio la qualità e la tecnica stessa e non solo l'altezza e i centimetri, però è innegabile che, insomma, portieri moderni sono grandi, c'è poco da fare, insomma. Guarda, per quanto mi riguarda, io ci scherzo sempre su questa cosa, però ti dico un esempio che per me è clamoroso. Eravamo a Coverciano, ho avuto la fortuna di fare il corso per allenatori con Luca Bucci e quindi a un certo punto lui ha fatto la domanda al relatore e dice: ma quindi scusami, ma io e Peruzzi, alti 1,78 e 1,82, quindi non potremo più esistere nel mondo del calcio di adesso? E il relatore ha risposto: no.
E questo mi sembra quantomeno assurdo, perché se dei portieri hanno delle qualità di forza esplosiva, di leadership, di carisma, di tecnica podalica, eccetera, io non vedo perché uno non possa essere preso in considerazione. E comunque ci sono dei portieri attualmente come Ospina, come Cragno, che insomma, che stanno dimostrando che ci si può stare tranquillamente in Serie A e farla bene. Se doveste preparare la partita della vita in una settimana fatta da due sedute, cosa trattereste? Allora, guarda, bella domanda, nel senso che credo che di base 2 o 5 sedute di allenamento per una partita sola cambino poco, nel senso che inciderebbero molto poco, quindi lavorerei molto di più semplicemente sull'aspetto psicologico, quindi cercherei di mettere il portiere o i portieri nella migliore condizione psicologica per affrontare la partita. Quindi, che cosa vado a trattare è molto relativo. Probabilmente cercherei di andare a trattare quello che so che a loro piace. Allora, io penso che allenerei i fondamentali che sono più complessi, o comunque che penso, ritengo io siano più complessi, cioè la lettura delle traiettorie, quindi in particolar modo la palla alta, e poi appunto la tecnica podalica, perché insomma ricopre la percentuale maggiore durante una partita di interventi. Passando a un aspetto invece più quotidiano che vedete nella vostra scuola, qual è, diciamo, un difetto, se c'è, un difetto comune dei ragazzini che entrano a far parte della vostra scuola portieri e sul quale appunto dovete appunto concentrare maggiormente il lavoro? Oggettivamente la cosa che balza agli occhi subito è che non sono coordinati. Raffaele, stiamo giocando, devi essere un po' meno corretto. Allora, io condivido, cioè dico che i ragazzi hanno delle capacità, rispecchiano le capacità coordinative di Raffaele, quindi poche. E detto questo, Prossima volta facciamo partire prima lui lui, e così tu ti puoi studiare la risposta. esatto. Per quanto riguarda, ecco, un'altra cosa che noto è la difficoltà nel gestire gli spazi e le posizioni, il senso della posizione, di ricoprire di essere al posto giusto nel momento giusto. Ok. La domanda è, c'è un'età, e se c'è, qual è, nella quale si capisce se un portiere farà strada? Parte Massimiliano. Allora, dal mio punto di vista bisogna sempre essere molto prudenti. Io ho delle linee guida, e le linee guida per me sono capacità coordinative, quindi se a me interessa che un ragazzo sia un atleta prima, poi portiere lo possiamo far diventare, ma se non c'è la base motoria è molto difficile. Quindi ti dico che se vedo un ragazzo che ha una capacità coordinativa molto bassa, sono propenso a pensare che difficilmente diventerà un portiere. Ecco. È una domanda complicata, ti rispondo da responsabile, nel senso che in questo momento da responsabile di un'area portiere di un settore giovanile professionistico, e proprio perché è difficile ho chiesto alla società che i ragazzi abbiano un ciclo di lavoro di almeno 3 anni all'interno della nostra realtà, perché c'è chi può maturare adesso, chi può maturare fra un anno, 2 anni, non lo sappiamo, e si possono prendere veramente degli abbagli, o non rendersi conto che magari si rischia di penalizzare o tagliare qualche ragazzo che poi in realtà invece si sviluppa più avanti. La certezza è difficile, a meno che non ci si imbatta veramente in qualche talento che ad oggi non ho ancora avuto fortuna, insomma, di incontrare sulla mia strada, a parte il mio socio della scuola, insomma, che notoriamente è un talento. Mi piace che sei sincero. Adesso ci spostiamo un po' più da lato, ragazzi, e ci mettiamo nell'ottica di un giovane adolescente che potrebbe, ecco, sperare di essere selezionato. Cosa sono le cose sulle quali appunto voi fate più affidamento, su quali sono le caratteristiche più ricercate? Un po' ha risposto già Massimiliano prima. Però appunto se dovessimo fare un brevissimo elenco di quali sono le cose sulle quali si concentra il vostro sguardo e sulle cose anche sulle quali magari i ragazzini devono lavorare di più, ecco. Allora, sicuramente, proprio per quello che ci siamo detti prima,
la coordinazione. Quindi dalla base, la base è quella. Un ragazzo coordinato ha sicuramente possibilità poi di migliorare e quindi anche di essere più ricettivo nelle varie proposte che gli vengono fatte. La seconda cosa è per il calcio di oggi che abbiano comunque di base una buona tecnica podalica. E una cosa che guardo molto io è la capacità che hanno di reagire a degli errori e la capacità che hanno di reagire appunto alle proposte tecniche che gli vengono fatte in quanto le riescono ad assimilare, insomma. Quindi capacità di apprendimento in sostanza. Devono essere prima di tutto belli da vedere come sono io e devono avere il talento di Raffaele. E allora siamo a posto. No, dai, scherzi a parte, anch'io penso che la cosa dote principale sia la capacità di apprendimento. Cioè, se un ragazzo ha una buona capacità di apprendimento, è un ragazzo su cui sai che ci puoi lavorare. Poi, da un punto di vista caratteriale, deve appunto essere predisposto all'errore e a superare l'errore, e quindi, come diceva anche Raffaele, quindi doti di leadership e doti di comunque anche fisiche, perché da quel punto di vista lì sappiamo che se non c'è da un punto di vista ponderale, la dote deve esserci da un punto di vista dell'esplosività, quindi da qualche parte la fisicità Certo. ci deve essere. Bene, ora andiamo un po' con le domande, ce ne sono poche, 5-6 domande, proprio botta e risposta. Cosa ruberesti al tuo collega? Quale La bellezza. barba. portiere incarna di più i tuoi valori? Quello che tu, diciamo, aspiri come portiere ideale, ad oggi chi incarna di più questa cosa? Vabbè, E mi viene da dire sempre Buffon comunque. concordo, Buffon tutta la vita. Attacco croce, attacca palla. palla. Di Palla. Tecnica o efficacia? base ti dico da tecnica, però deve essere, bisogna parare. Poi alla fine bisogna parare. Tecnica in allenamento, efficacia in partita. Attualmente Meret o Donnarumma? Donnarumma. Donnarumma. Speriamo in Meret. Beh, il vostro mentore? Sembra una cazzata, però questa scuola, nel senso, è nata con un terzo socio che poi ha fatto una scelta diversa e quindi dico che i miei due soci sono stati sicuramente, per un motivo o per un altro, le persone che mi hanno ispirato e che tuttora mi danno una mano comunque a coltivare, a condividere questo progetto e questo percorso mio anche personale di allenatore di portiere. Allora, io ho iniziato un po' prima di lui nel ruolo di allenatore di portieri e quindi ho altre due figure, però con lui mi confronto spesso ed è sicuramente interessante farlo. Però sono appunto Michelangelo, che è il nostro socio, e poi Cristiano, che è appunto un allenatore di portieri della zona vicentina. Infine, descriviti come allenatore in 3 aggettivi. Meticoloso, esigente, pazzo. Didattico, esplosivo, empatico. Direi che abbiamo concluso qui. Beh, io non posso che dire che è stato un piacere, perché al di là del format simpatico, penso che siano usciti degli spunti molto interessanti. E niente, invito ragazzi a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video, commentare se avete domande per i ragazzi qui, che insomma saranno disponibili se non in prima battuta in seconda a rispondervi, e a seguirci su tutti i nostri canali social per tanti contenuti simili a questo. Un saluto. Ciao! Ciao ciao, grazie.